Nel terzo trimestre del 2023 il prodotto interno lordo, corretto per gli effetti di calendario, è cresciuto dello 0,1% sia rispetto al trimestre precedente sia nei confronti del terzo trimestre del 2022, lo rende noto l'Istat. Rispetto al trimestre precedente, tra i principali aggregati della domanda interna risultano in crescita i consumi finali nazionali, mentre gli investimenti fissi lordi si riducono dello 0,1%. Le importazioni sono diminuite del 2% e le esportazioni sono aumentate dello 0,6%. I dati sul PIL arrivano in un contesto di preoccupazione da parte delle famiglie per l'erosione dei risparmi legata all'inflazione. Secondo il 57° rapporto Censis sulla situazione del paese, due famiglie su tre prevedono che alla fine dell'anno i loro redditi saranno uguali a quelli dell'anno precedente. Soltanto il 44,1% prevede di riuscire a mantenere gli stessi livelli dell'anno passato. Il 48,5% teme invece di vedere i propri risparmi diminuire rispetto al 2022. Dal 5 al 7 dicembre Venezia sarà la capitale internazionale delle dogane. Si terrà infatti l'89esima sessione dell'Organizzazione Mondiale. Ne ha parlato Roberto Alesse, direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, intervistato da Claudio Barchino per il magazine televisivo Ital Press Economy. Tra qualche giorno a Venezia si apre la 89esima sessione dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane. È un evento molto importante proprio da un punto di vista storico, anche perché l'Italia è uno dei paesi fondatori dell'Organizzazione Mondiale delle Dogane ed è addirittura in questa circostanza il paese che ospita l'evento, diciamo, mondiale. Noi riceveremo circa 30-35 delegazioni a livello internazionale e discuteremo del futuro delle dogane, oltre a discutere di un'ipotesi di riforma organizzativa della stessa organizzazione. Le dogane ovviamente sono molte cose, sono innanzitutto un pezzo di geopolitica, un pezzo di politica, diciamo, internazionale attraverso il quale si disciplinano i rapporti tra gli stati, oltre ad essere lo strumento principale che garantisce la libera e sicura circolazione delle merci. È una grande questione che deve essere affrontata esattamente in un momento storico molto delicato di alterazione degli equilibri geopolitici, e le dogane indubbiamente sono una risposta a dare a questa fase storica così delicata, e quindi sarà una grande occasione di confronto a livello mondiale. A 50 anni dalla scomparsa, Intesa San Paolo e la fondazione che porta il suo nome hanno ricordato nel corso di un evento a Milano Raffaele Mattioli, il banchiere umanista, un fine economista che ha fornito il proprio contributo per la modernizzazione industriale dell'Italia e per una concezione di banca al servizio del paese. Dell'eredità di Mattioli ha parlato Gregorio De Felice, chief economist di Intesa San Paolo. Innanzitutto la sua concezione di fare banca, una banca che deve avere profitti perché altrimenti non è indipendente, ma ci sono profitti e profitti, come lui disse molti anni fa nel bilancio del 1960, ossia profitti non dettati essenzialmente da operazioni speculative, da operazioni finanziarie e quindi di grande sostenibilità. E l'altro grande punto, a mio modo di vedere, è questa super attenzione per il credito, essenziale nell'attività di Comit, credito che non doveva comunque eccedere. Mi sembra che tutte queste cose siano molto attuali oggi, seppur in un contesto economico, regolamentare completamente diverso, e Intesa San Paolo porta avanti questi e anche altri principi. A discutere tra gli altri dell'eredità di Mattioli, che contribuì a salvare molte vite durante la persecuzione degli ebrei dovuta all'emanazione delle leggi antisemite del 1938, anche i vertici di Intesa San Paolo. L'amministratore delegato Carlo Messina e il presidente Gianmaria Grospietro e il numero uno dell'ABI Antonio Patuelli. Le carte di Mattioli, 290 faldoni datati dal 1925 al 1972 per oltre 4.000 fascicoli di corrispondenti, sono conservate nell'archivio storico di Intesa San Paolo e aperte alla pubblica fruizione. La Digital Library, inoltre, rende consultabili migliaia di pagine digitalizzate raccolte nelle sezioni Scritti di Mattioli e Scritti su Mattioli. L'inflazione cambia tutto, riduce di 21 miliardi di euro
il potere di acquisto delle famiglie italiane e di 213 miliardi di euro le attività finanziarie. 6 italiani su 10 hanno modificato la spesa alimentare per far fronte all'aumento dei prezzi. Questo è quanto emerge dal diario dell'innovazione Agi Censis, la reazione degli italiani di fronte ai processi innovativi. Fra gennaio 21 e settembre 2023 la variazione dell'indice dei prezzi al consumo è stata pari a 14,6 punti percentuali, un incremento shock per molti bilanci familiari. L'impatto immediato si è riversato sulla reale capacità di spesa delle famiglie. Fra il gennaio 2021 e il 2022, a fronte di un incremento del reddito disponibile lordo a prezzi correnti pari al 5,5%, si è verificata una riduzione del potere di acquisto delle famiglie consumatrici pari all'1,6%. Un dato questo che corrisponde a 21 miliardi di euro in meno nelle risorse economiche familiari.